Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi continuiamo Resident Evil 3. Ormai siamo quasi alla fine, quindi mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Iniziamo. Allora, eravamo rimasti qua. Abbiamo dato l'antidoto a Jilla. Adesso dobbiamo affrontare una serie di zombie, in teoria. Allora, devono entrarne il meno possibile. E come facciamo? Entrerò nel sistema di sicurezza dell'ospedale. Tu tienimi lì lontani. Mamma mia, quanti! Adesso ci dimentichiamo. Detonatore. Allora, io direi far così. Usa detonatore. Ti pareva. Carica, carica. Usiamo la granata. Ricevuto. Ok, ci siamo sbarazzati tutti questi zombie maledetti. Carlos, Sono vivo, sono vivo. Neanche per il cazzo. Ma almeno è finita. Sto arrivando. Ok. Il vaccino ha funzionato. Bene. Ehi, ma dove vai? Non è finita. Che pensi di fare? La città verrà polverizzata. Avanti, di. Chiama il governo. Di loro che abbiamo una cura. Guadagna tempo. Certo che ha le palle.
Ah, ok, quindi adesso siamo tornati nei panni di Jill. Jill. Grazie a Dio, stai bene. Ottime notizie. È tutto finito. La città è salva. Parami, Jill! Non c'è altro modo! Ah, ok, è un incubo. Ci avevo quasi creduto. Dove sono? Cos'è successo? Attenzione a tutti i cittadini, tra poche ore verrà lanciato un attacco missilistico su Raccoon City. Questo attacco eliminerà all'istante ogni forma di vita. Abbandonate immediatamente la città. Primo ottobre. Evacuate subito. Ripeto. No, evacuate non subito. Può essere. Non è un'esercitazione. Salvato la vita. Proprio per niente. Ha fatto tutto Carlos. Quel pazzo figlio di puttana ti ha portata qui e ti ha curata. Dov'è adesso? Nei sotterranei. Barda teneva lì il bacino. La città può essere salvata. Crede di farcela da solo. Devo raggiungerlo. Ma non hai sentito l'annuncio? La città sta per essere spazzata via. Sto provando a contattare qualcuno abbastanza in alto per fermare tutto. Lascia fare a lui. È un professionista. Lo sono anch'io. Credo che ti farò cambiare. Vai alla struttura sotterranea. Proprio sotto questo ospedale. E dai, ancora questo, madonna. Oh, la Lactinoc, finalmente. Questa farà dei bei buchi. Ah, questa sì. Pistola, guarda là.
colpo ed è morto. È stato riscontrato un problema all'impianto elettrico che provoca il sovraccarico dell'intero apparato in caso di utilizzo di più macchinari pesanti allo stesso momento, con la conseguente esplosione dei fusibili. Nel caso in cui questo problema dovesse verificarsi operando con la piattaforma, si prega di utilizzare i fusibili delle centraline secondarie presenti nella struttura per ripristinare la corrente alla piattaforma il prima possibile. Eccolo là Nicolai. Parla al telefono. È vivo? Thank you.
come cieco. No, aspetta. Pensavo che un'erba o qualcosa me lo potevi dare, però no, niente. Madonna. Forza, così devo fare. Ok, anche il terzo fusibile è stato aggiudicato, perfetto. Canna lunga. Allora, combina. Eccola qua, con la lightning hook. Perfetto. Salviamo. Annulleranno l'attacco se... E questo non ti piacerà. Se gli consegneremo il vaccino prima del lancio. Quanto tempo abbiamo? Qualche ora, forse. Allora vediamo di darci una mossa. Di qua. Forse il vaccino è più avanti. Bisogna di fermarti. Fermarmi? Perché? Vai, dico. Molto bene. Chiudiamo la questione.
Aspettiamo il vaccino. Stanza di contaminazione, beh, chiaramente. Questo è morto? Avviso a tutti i dipendenti del Nest 2, gli obiettivi di questo centro di ricerca sul virus T differiscono da quelli del Nest. Il centro di ricerca principale, la nostra missione è combattere le armi biologiche di nuova generazione attraverso lo sviluppo di un vaccino per il virus T e di armamenti in grado di eliminare tali minacce. Questo lavoro può essere estremamente pericoloso, pertanto è categorico che tutti i dipendenti osservano scrupolosamente le regole sulla sicurezza. Si ricorda inoltre che l'ingresso personale non autorizzato e la diffusione di informazioni al di fuori della struttura verranno puniti severamente. Ricordate sempre che far parte del più grande azienda di ricerca del mondo è un privilegio. Rispettate le regole e insieme potremo creare nuove rivoluzioni tecnologiche. Ok. Allora. Ma non ce l'abbiamo ancora. Devo farmelo io. Ok, vediamo di trovare il modo. Fino al termine dell'evacuazione.
questo mi servirà per sintetizzare il vaccino. Fonti energetiche. Ok. E qua ci siamo. Qua penso sia meglio prepararci al peggio. Guarda che schifo. Esplosivo A. Solo che non c'è spazio. Polvere da sparo. Non c'è spazio. Porca paletta. Base per il vaccino, ok. Non si pareva. E te pareva, vaffanculo. Meno male che c'è la lavagna. Inserisci.
Perfetto. Adesso ci abbiamo il vaccino. Mamma mia, Nemesis di nuovo. Fuggi dalla creatura. Dove fuggo? Sì, beh, anche perché Jill riesce comunque a spostare Nemesis, no? Così. Perfetto. Va bene ragazzi, questo video finisce qui, domani molto probabilmente uscirà l'ultimo episodio, quindi mi raccomando, sempre connessi, mettete un bel mi piace se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, ci vediamo al prossimo video.